Amici e amiche, bentrovati e bentrovate su Andante con Brio, la trasmissione podcast nata dall'unione di intenti, di intenzioni e di emozioni di Rock Nation e Brio Radio. Siamo di nuovo insieme per dare una rapida occhiata alle nuove recensioni uscite sul sito di rocknation.it durante la settimana appena trascorsa. Alla faccia che non c'è musica nuova, eh? Tutti si lamentano, ma non c'è, basta saperla cercare, amici e amiche. Prima di iniziare vi invito a mettere subito un like sulla fiducia a questo contenuto, a condividerlo con chi vi piace e a lasciare un bel commento come traccia del vostro passaggio. E ora iniziamo. E iniziamo in pompa magna con un articolo del buon Carlo Giorgetti che ci presenta i Revengels, o meglio ci presenta il loro ultimo disco. Gli italiani Revengels lanciano il loro nuovo EP The Way to the Stars con grande successo, evidenziando una notevole crescita nella loro carriera. Il titolo dell'album suggerisce un certo confermato stato di grazia, forse influenzato dall'invito degli U2, niente proprio di meno che, a duettare con loro nel 2015. La collaborazione con il produttore Pietro Foresti e una recente performance al Pistoia Blues evidenziano il momento importante che la band sta vivendo. Il nuovo EP, composto da 5 brani, mostra la loro abilità nel mescolare hard e alternative rock con un'influenza pop e un'altrettanto importante influenza blues, creando un suono che Carlo Giorgetti definisce mediterraneo, con melodie luminose. La band dimostra una padronanza del palco e una personalità coinvolgente. The Way to the Stars conferma la scrittura melodica ed emozionale del gruppo, con testi profondi che riflettono sulle sfide della società contemporanea. La band, con la produzione di Foresti, sembra pronta a portare il rock italiano a nuovi successi e a nuovi orizzonti, confermando il loro talento e il loro gusto raffinato per la musica di qualità. E invece Luca Cremonesi ci presenta il secondo disco che tratteremo oggi, che ha uno di quei titoli che mi mette in difficoltà, porca miseria. Si intitola, ve lo leggo lettera per lettera, IXVXI, un numero romano sembrerebbe, palindromo tra l'altro, ma dalla difficile pronuncia. E il colpevole di questo titolo così impronunciabile, adesso mi mastico anche la lingua tra poco, è Sacrobosco, che si pronuncia proprio Sacrobosco come si scrive. Sacrobosco, alias del alter ego del musicista e producer abruzzese Giacomo Giuncheddi, presenta il suo nuovo lavoro intitolato proprio IXVXI. L'album è uscito il 6 ottobre e è il secondo capitolo di un dittico e offre un viaggio attraverso mondi sonori onirici e spaziali, a dir poco. Il brano Peculiar si distingue per il suo mix di funky e new soul, mentre Never Leave richiama le produzioni di The Producers con un tocco industrial. Il singolo Higher mostra un ritornello martellante, mentre Ghosting evoca atmosfere addirittura che richiamano Vangelis. E Resistance mescola il meglio di Battiato degli anni 70 con suggestioni alla Björk. Questo è veramente un paragone importante. L'album è stato elogiato, ma l'autore suggerisce che la scena elettronica italiana dovrebbe unirsi e superare la dimensione della canzone per fare davvero la differenza nel panorama musicale. L'album è stato registrato, mixato e prodotto da Giuncheddi nel suo home studio e promette di contribuire alla crescita della scena elettronica italiana in maniera sostanziale.
La palla rimbalza nuovamente sulla penna di Luca Cremonesi, che ci presenta il nuovo lavoro di Io sono un cane, intitolato Qui noi cadiamo verso il fondo gelido, concerti 2021-22. Disco che è una testimonianza del lungo viaggio del musicista italiano registrato dal vivo. È un doppio album e presenta tracce principalmente inedite e offre un'esperienza sonora sperimentale unica. I concerti variano nella formazione, con esibizioni in trio e con la mandria, tra virgolette, cioè un ensemble di 7 musicisti. Ogni concerto è unico, come spesso succede, catturando l'essenza dell'estetica di Io sono un cane, che si concentra sulla variazione piuttosto che sulla identità. Il lavoro sfida la sua dimensione di canzone, offrendo un viaggio sonoro a volte anche disturbante, ma affascinantissimo. L'autore, Luca Cremonesi, ritiene che Io sono un cane abbia messo in crisi il sistema musicale italiano e ha segnato una pietra miliare nella sua carriera. Mentre il primo disco di Io sono un cane richiama i lavori di Gianni Maroccolo, Enstur Zender, Noi Bauten e PJ Harvey, il secondo si distingue per la sua compattezza sonora e dei momenti musicali veramente sopraffini. Il finale del secondo disco, in particolare il brano Sacramento, è descritto come un ritorno alla musica d'autore, sottolineando il legame inscindibile tra parola e suono. La sfida successiva per Io sono un cane sarà capire come superare questi due lavori decisivi e continuare a esplorare suono e voce, due mondi paralleli ma non sempre comunicanti. Simone Ignagni ci racconta di Malessere, il nuovo disco dei Mutonia. Rilasciato il 10 ottobre, è un disco che affronta il tema del disagio psichico attraverso narrazioni personali, offrendo una riflessione molto profonda sul malessere esistenziale che spesso accompagna la vita di ognuno, tutti i giorni e un po' ovunque. La scelta coraggiosa di passare all'italiano testimonia la versatilità della band, che mantiene comunque la sua identità sonora distintiva, caratterizzata da sonorità stoner e influenze sicuramente esterofile. Il disco esplora varie sfumature emotive legate al malessere, esprimendo un mix di parti pesanti e parti melodiche. Un bel equilibrio, devo dire. La transizione tra il vecchio stile della band e il nuovo corso è gestita con ottima intenzione e con successo, secondo l'autore dell'articolo, Simone Ignagni, che menziona in maniera particolare la voce di Prostrin, che mostra una maggiore versatilità rispetto ai lavori precedenti. Il concept album si distingue per il modo in cui pone il malessere come una componente intrinseca dell'esperienza umana, quasi come se fosse un elemento che tiene in equilibrio la nostra stessa esistenza. Il tour attuale di Mutonia viene elogiato con l'invito ai lettori, e in questo caso agli ascoltatori, di partecipare ai loro live per sperimentare la potenza e la coerenza della band dal vivo. La conclusione dell'articolo rimarca la consolidata presenza di Mutonia nella scena musicale, sottolineando che la loro crescita continua rappresenta un punto di riferimento assolutamente significativo. L'ultimo disco di oggi è di nuovo presentato da Carlo Giorgetti, e devo dire che tra tutti questi che abbiamo presentato, questo è quello che ha acceso maggiormente la mia curiosità. È il disco di Zenon, un musicista norvegese protagonista di questo articolo, che presenta l'album Arven insieme alla sua band. Il disco, pubblicato il 1 dicembre, si posiziona nell'avanguardia sonora proveniente dal nord Europa e contribuisce alla ricchezza del panorama musicale prog e rock europeo.
Come polistrumentista e compositore, Philip Zenon Ramberg esplora nuovi orizzonti musicali, sperimentando con accordature del violino, chitarra elettrica e piano. L'album è caratterizzato da sonorità che richiamano sicuramente il rock underground dei primi anni 70, la fusion, il folk, tanti elementi psichedelici e soprattutto le tematiche legate alle tradizioni norvegesi e alle, quindi anche alle questioni spirituali, leggendarie e filosofiche. Arven è un viaggio personale che riflette anche sul diventare genitore, quindi tocca veramente tanti temi e risulta interessante proprio per questo. L'opera registrata in presa diretta offre tracce di considerevole durata, guidando l'ascoltatore attraverso atmosfere sonore coinvolgenti, ma secondo Carlo Giorgetti anche innovative. Arven si distingue come un connubio perfetto tra tradizione e avanguardia, contribuendo alla prominenza della Scandinavia nel panorama prog europeo. E bravi sti scandinavi. Concludiamo, come di consueto, con uno spazio dedicato alla letteratura musicale e lo facciamo affidandoci di nuovo a Luca Cremonesi, che ci parla di Un anno a partire da lunedì di John Cage, pubblicato nel 79 e recentemente tradotto da Giancarlo Carlotti ed Ermanno Guarnieri. Un libro che offre un'esperienza di lettura non convenzionale. Cage, musicista e compositore statunitense, presenta un'opera che sfida la norma, richiamando l'attenzione sulla necessità di riconsiderare il concetto di arte, di musica e di suono. L'autore critica aspramente l'omologazione nell'arte contemporanea e sottolinea la separazione tra esecuzione e ascolto nella musica europea. Gran tema questo. Devo leggerlo sto libro. Cage incoraggia a guardare oltre la convenzione e a riscoprire la freschezza dell'arte come atto rivoluzionario. Dio santo quanto ce n'è bisogno. Il testo, caratterizzato da un approccio sperimentale e anticonformista, richiede una lettura attenta e riflessiva, sfidando i lettori a cambiare il modo in cui affrontano e comprendono l'arte. E voi, come la affrontate l'arte? Affrontare la parola giusta? Preferite accogliere o scoprire? Diteci la vostra, quale che sia. Lo spazio c'è per un commento e ci fa piacere avere un confronto costruttivo. Siamo arrivati al termine di questo podcast e per me è stato divertente proporvelo, sperando di avervi regalato qualche informazione utile, di avervi solleticato la curiosità e di avervi fatto compagnia per un po'. Vi invito a visitare il sito di rocknation.it per leggere la versione estesa di tutte le recensioni presentate in puntata e anche a passare per il canale YouTube podcast di Brio Radio, dove potrete scoprire tante altre belle rubriche oltre a questa. Io sono Bruno e vi ringrazio. Ci sentiamo alla prossima.